50 anni fa nacque a Napoli la prima TV libera italiana, Telediffusione Italiana Telenapoli, inaugurata nello storico Caffè Gambrinus il 26 aprile 1967. A raccontare oggi quell'esperienza è stato, nel corso di un convegno organizzato dal Corecom Campania, il fondatore Pietrangelo Gregorio. Io sono rimasto commosso perché hanno organizzato questa manifestazione per ricordare i 50 anni di televisione, no? Che poi cominciamo proprio con Telenapoli, Telediffusione Italiana, via cavo. Poi dopo dovremmo continuare, anzi mi fa piacere che sia proprio Napoli TV che mi ha intervistato, perché anche Napoli TV la crea io a suo tempo, si chiamava Canale 58. Canale 58 che nacque subito dopo, è la seconda televisione che è nata a Napoli, quindi è importante dal punto di vista storico Napoli TV, perché poi i Mazzarella sono riusciti a metterla su in maniera veramente molto prestigiosa e molto decorosa, e ne è venuto fuori un emittente che veramente si specchia nel panorama televisivo nazionale locale, insomma. Quindi mi fa piacere che parlare proprio di Napoli TV. Gli dicevo, per quanto riguarda questa manifestazione, sono contento perché tutto sommato è un modo come ricordare dei primati che Napoli tiene. Napoli tiene il primato, che è stata la prima città dove è nata la televisione, è la prima città dove c'è stata una televisione che è stata la prima televisione via cavo di Europa. Insomma, questo ha fatto molto piacere che sia stato ricordato. Era la naturale conclusione di un percorso tecnico basato su precedenti sperimentazioni. La rete della TV cavo, partendo da Piazza Cavour, estendendosi per via Pessina, via Toledo, giunse a Piazza Plebiscito, collegando numerosi bar, compresi quelli della Galleria Umberto e lo storico Caffè Gambrinus, dove si tenne lo spettacolo inaugurale con Nino Taranto, Angela Luce e Sergio Bruni. Telediffusione Italiana Telenapoli ha segnato l'inizio dell'avventurosa epopea della televisione libera italiana, seguita poi da Telebiella di Peppe Sacchi. Abbiamo celebrato un evento speciale davvero, perché l'anniversario dei 50 anni della prima trasmissione di una televisione privata in Italia rappresentano un evento di una portata incredibile per quelli che vivono il mondo dell'informazione. Grazie a questa esperienza si creò una breccia che ha poi portato alla fine del monopolio del servizio pubblico e alla possibilità di attuare concretamente lo spirito e il dettato dell'articolo 21 della Costituzione, che parla appunto di libertà di informazione e di pluralismo dell'informazione. Tutte le voci delle televisioni private libere anche oggi contribuiscono a rendere questo paese un paese democratico e libero. Lei prima parlava di un possibile accordo tra la RAI e l'emittenza locale. Cosa cambierebbe nel caso in cui ci fosse questo accordo proprio per le imprese televisive locali? Beh, molto. Intanto perché si tratterebbe di un riconoscimento ufficiale, formale, di un settore che svolge un servizio pubblico. E quindi essere abbinati alla RAI significa dare forza a un settore, un riconoscimento di 50 anni appunto di sacrifici. Lucia Cassini, volto noto della televisione privata italiana, quali ricordi hai di Napoli TV? Di Napoli TV, io ci sono stata quasi all'inizio, pure sono molto affezionata per Napoli TV. Diciamo che io quasi tutte le televisioni, mano a mano, ho fatto la pioniera di quasi tutte le televisioni. Napoli TV ho fatto un sacco di programmi, quello che mi ricordo di più è Guazzabuglio, che ha avuto un grande successo, era troppo bellino. E poi vabbè tante, sulla canzone napoletana facevo l'ospite.